I primi 100 anni di vita e 12 mesi intensi per coinvolgere un pubblico non soltanto numeroso ma anche vario in quanto ad età e gusti, quella del 2018-2019 è senza dubbio una stagione cardine per il Teatro Eliseo che dopo un secolo di invidiabile attività cerca di guardare al domani con serenità puntando a gettare le basi per un nuovo ciclo. Gli spettacoli previsti nelle due sale del complesso sono innumerevoli. Settembre-ottobre saranno interamente dedicati al prologo di stagione, ogni bellissima cosa spregevole, Io lavoro per la morte, ecco alcuni dei titoli principali, per non parlare di Senza voce, che verrà proposto al Piccolo dal 2 al 4 ottobre, regia di Vinicio Marchioni. È uno spettacolo ispirato alla vicenda di Giulio Regeni ed è uno spettacolo che parlerà appunto delle sparizioni forzate, dei traffici di armi, della situazione dell'Egitto contemporaneo e di tutti quegli universitari che non si trovano più. Tocca al Cyrano di Bergerac aprire ufficialmente le danze il 30 ottobre. Dal 27 novembre Ficarra e Picone saranno padroni assoluti della scena grazie alla rivisitazione delle rane di Aristofane. A seguire Salomè di Oscar Wilde e Miseria e nobiltà di Edoardo Scarpetta, regia di Luciano Melchionna e repliche fissate fino al 20 gennaio sul palco Lello Arena. Il 2019 si sviluppa sempre all'insegna dei classici, si pensi al Maestro e Margherita e Fratelli Karamazov e Novecento. Dal 19 febbraio al 10 marzo, riflettori accesi sulla commedia di Caetanaccio, seguito poi dai Giganti della Montagna, diretto e interpretato da Gabriele Lavia. Io verrò quest'anno qui al Teatro Eliseo con i Giganti della Montagna, l'ultima opera incompiuta di Luigi Pirandello. Se nello spazio più grande di cui dispone l'Eliseo sono concentrati dei veri capolavori, non bisogna sottovalutare il programma che caratterizza il Piccolo fino alla fine di maggio, da Il gatto ad Amati enigmi, da Regina Madre a Zero, produzioni valide e coraggiose.